Ma io ho cercato di, in una settimana di lavoro dove arrivavamo da due sconfitte e dove la squadra aveva profuso gioco, ma si era impaurita in situazioni episodiche, perché ottenere zero in due gare in cui la Salernitana meritava non di più, ma molto, molto di più, non era facile ricompattare, perché la parola coraggio e gioco spesso può subentrare la paura. La squadra è stata molto forte in questa premessa, nel carattere, nella fase di non possesso, e aver fatto tesoro degli errori che sono stati commessi, soprattutto sulle palle native. Salernitana non ha rischiato nulla oggi sulle palle native, e questo è un dato di fatto molto positivo. È stato fondamentale andare in vantaggio all'intervallo, essere 1-0, sfruttare al meglio le nostre ripartenze, e credo in maniera meritata ci siamo guadagnati questo 1-0. Sull'1-0 la Salernitana ha avuto tre occasioni da rete, una più grossa dell'altra, importantissime, tra cui due a porta spalancata, e poi sappiamo della forza del Perugia che, malgrado ho letto tante defezioni, anche importanti, ma ha una rosa talmente ampia di giocatori di qualità che può mettere in difficoltà chiunque. Avvalora ancora di più la nostra vittoria perché il Perugia è, insieme a altre tre squadre, la squadra che ha vinto di più in trasferta, che ha un'ottima classifica con i 30 punti che ha, ma soprattutto in trasferta. E credo che, malgrado un po' di sofferenza, soprattutto nel finale, la squadra abbia meritato la vittoria. Parto dalla fine: il gol che abbiamo subito da palla inattiva è una punizione centrale. Io devo dire che forse lì c'è stato più il merito dell'avversario che ha segnato che il demerito nostro. Mi fa piacere quando lei dice cosa è cambiato a livello caratteriale. Questa settimana non era facile, perché a Salerno la Salernitana è una questione di vita. Questa è una maglia molto importante, ma altrettanto pesante. E questa è stata la bravura dell'ambiente, dello staff, di chi ha lavorato con me, soprattutto del credere nel gruppo e nei giocatori che sono scesi in campo, di non avere nessun tipo di paura o pregiudizio sul fatto che aveva raccolto 0 punti. Quando lei sottolinea che comunque la squadra ha dimostrato carattere anche nelle sconfitte, io aggiungo che al carattere ha dimostrato gioco in determinati momenti della gara col Carpi e soprattutto nel secondo tempo dell'Avellino. È chiaro che moralmente, quando subisci certi gol evitabili, c'è un contraccolpo psicologico che va a inficiare negativamente e nel gioco e ovviamente nella prestazione, e soprattutto quello che conta in Italia. C'è un peso esasperato del risultato. E allora noi oggi siamo partiti dalla fine. Volevamo il risultato è stato. A Rosina è stato un trauma, penso niente di particolare. No, no, ma io vi dico con molta sincerità, come ho detto a tutti i vostri colleghi, e credete alla mia sincerità, io non ho fatto nessun tipo di riunione con la società per quello che riguarda il mercato ad oggi. Veramente eravamo troppo concentrati su questa partita che per noi era fondamentale e indispensabile. Per quello che riguarda il mio credo, io sono per le due fasi di gioco. Io non ho giocato solo 4-3-3, ma sono per l'adattabilità dei calciatori. E sono soprattutto per l'adattamento che un allenatore deve avere alle caratteristiche dei giocatori. Su Donnarumma, esterno, tre quarti, eccetera, magari a voi serve anche un po' questo, però oggi Donnarumma giocava a tre quarti. Siamo partiti con 4-3-2-1 e avevamo uno sviluppo di gioco che spesso diventava 4-3-1-2.
e quindi avevamo anche la seconda punta che in funzione dove si trovava la palla era da una parte Rosina e dall'altra Donnarumma. E poi avevamo studiato la partita anche nel non possesso palle, il Perugia ha cambiato, ha giocato a 3 anziché a 4 per andarli a aggredire e prendere molto alti. A me interessa la parola disponibilità di un calciatore, quando c'è disponibilità e ci sono delle idee di gioco poi la collocazione va di per sé. Beh, uno bravo come Coda gioca nella Salernitana e nella Salernitana rimane e rimarrà. Quindi questo... Al di là dell'importanza della piazza, io parlo della categoria di appartenenza. Vabbè, ma è un ruolo abbastanza particolare, vedete che la maturità di certi calciatori, soprattutto in quel ruolo lì, avviene anche con il tempo. E, io non voglio denigrare nessuno e quindi dico che come mi hanno seguito i calciatori... E questo è stato l'aspetto che mi ha colpito e che mi è piaciuto di questa Salernitana, nel senso che se cito 1, 2 o 5 giocatori sembra che gli altri siano di seconda fascia, invece oggi è entrato in prota e Caccavallo, si sono sacrificati nella fase di non possesso e dovevano ripartire, c'è un giovane interessante che è Felipe che ha bisogno di lavorare tanto nel reparto. Sto citando quelli che stanno giocando anche meno, Joao Silva che ha qualche difficoltà in certi movimenti o in certe abilità, ma una generosità incredibile. E quindi parto proprio da questi ragazzi che vogliono crescere e che si sono messi a servizio della squadra. Chi ha più minutaggio, ovviamente la prestazione la sapete valutare, la interpretare anche voi stessi. Se ci fossero stati, scusi? Lei ha fatto una disamina con un mix di tutte queste componenti. Io guardo la prestazione di oggi, la Verona non ha un grande minutaggio, è un terzino destro più offensivo che difensivo, è stato molto composto, è stato molto bravo nelle chiusure di diagonali, i due centrali, uno era adattato che era Perico, anche se ha grande esperienza, hanno lavorato molto bene, è Vitale, è un giocatore altrettanto di spinta. Quindi io devo far tesoro e arricchire quello che è il mio patrimonio. Poi ci sono dei centrocampisti che hanno più attitudine di costruzione, altri più di interdizione. È chiaro che poi bisogna andare in un contesto coro. Ad oggi si parla tanto degli attaccanti finalizzatori, ma una squadra è squadra quando nella fase di non possesso palle i primi a indirizzare il gioco, a saper interpretare la fase di non possesso sono gli attaccanti, cosa che la Salernitana, soprattutto nei primi 20 minuti, oggi ha fatto molto molto bene. Serve la parola disponibilità, serve la parola organizzazione, poi lei ha messo dentro anche il discorso atletico che va a incidere molto quando tu hai meno la palla, ma in queste 5 partite di mia gestione è successo poche volte che la Salernitana avesse nettamente il non possesso palla, oggi è successo in determinati momenti della partita e per i palleggiatori avversari è perché noi volevamo andare al dunque che era a tutti i costi la vittoria. Chiaramente questa è una domanda che meriterebbe anche degli approfondimenti sulle caratteristiche individuali. Senta, brevissimo, buonasera. Solo a volo della Rocca centrale,
voi mi avete sempre sentito parlare di titolare in corso gara, sono dei giocatori che entrano nel secondo tempo e il primo minuto del secondo tempo è uguale al primo minuto del primo tempo per quello che mi riguarda. Devo cercare di gestire al meglio anche le energie, energie fisiche, energie mentali. Della Rocca oggi ha fatto una partita in ripiegamento soprattutto molto preziosa, è un giocatore che sa giocare a tre e sa giocare a due, e questo è quello che a me interessa, cioè poter avere anche delle variabili in corso gara. Grazie, buon anno a tutti.